Radio Radicale, siamo col senatore Maurizio Gaspari per parlare di questa polemica che purtroppo ha, insomma, intorno al Quirinale. Non dico che, insomma, c'è stato Mattarella che ieri alla settimana sociale ha parlato del rischio di poteri illimitati della maggioranza e oggi Salvini è intervenuto parlando di dittatura delle opposizioni. Allora, io le volevo chiedere. Poi la Lega ha smentito che Salvini si riferisse. Allora, che è successo? Il presidente Mattarella ha detto delle cose giuste. Ci deve essere sempre un equilibrio. Ne abbiamo parlato anche nella discussione sul premierato. Io nella dichiarazione di voto, raccogliendo una considerazione che aveva fatto Franceschini, dicendo si renderebbe necessario uno statuto delle minoranze, ho ricordato a Franceschini che Tattarella, che è stato un importante esponente della destra politica, un modernizzatore della destra, era un fautore già negli anni Ottanta dello statuto delle minoranze, perché allora la destra era alla minoranza permanente, Esclusa da tutto. era l'opposizione, quindi questo c'era. Oggi le minoranze hanno una serie di prerogative. Per prassi, il presidente della commissione di vigilanza RAI è un esponente della minoranza, per legge il presidente del comitato di controllo dei servizi di sicurezza, il COPASIR, è un esponente della minoranza. Ci sono una serie di funzioni. Dopodiché bisogna trovare l'equilibrio, perché Salvini ha ragione. A volte noi abbiamo delle forme di ostruzionismo che ancora perdurano e quindi il regolamento le favorisce. Allora c'è la maggioranza che deve mettere la fiducia per stroncare l'ostruzionismo. Quindi quando la minoranza fa ostruzionismo, noi diciamo che c'è la dittatura della minoranza che non fa decidere. Se si mette la fiducia, la si mette un po' tanto, si dice che c'è la dittatura della maggioranza. Ci vorrebbe una riforma del regolamento. Il Senato ne ha fatta una parziale, la Camera mi pare non l'abbia fatta Non c'è riuscita recentemente. perché è mancato il quorum E per allora ci farla. vorrebbe una certezza sui tempi di decisione. Io sono stato in minoranza e sono stato in maggioranza, quindi capisco i due punti di vista, li ho sperimentati entrambi. E quindi io penso che, ad esempio, una certezza dei tempi sia un'esigenza di tutti. Se tu sai che poi quel provvedimento si approva entro una certa data, puoi dare più spazio alla discussione parlamentare. Invece questa aleatorietà relativa, soprattutto alla Camera, perché comunque alla Senato una possibilità di calendarizzazione finale di un provvedimento è più ampia, allora fa sì che uno si metta a fare emendamenti su emendamenti che sa benissimo essere poi inutili. Siccome tutti sappiamo che alla fine poi con la fiducia si arriva a un epilogo più faticoso alla Camera, perché alla Camera dopo la fiducia c'è la discussione sugli ordini del giorno, invece al Senato decadono, io È più credo che snello il insomma noi regolamento. dovremmo dare certezza di tempi e in quella finestra temporale consentire un maggiore confronto sui temi. Basterebbe buon senso, però è difficile farlo perché poi chi sta in maggioranza e minoranza a ruoli alterni non si ricorda mai abbastanza di quando era minoranza ed era maggioranza e i punti di vista cambiavano. Però non drammatizzerei, poi capisco che la lettura è Mattarella è contro il premierato perché allora fa questi interventi, Salvini è contro Mattarella, ma qua qualsiasi cosa si dice è riferibile a qualcuno, allora si dovrebbe fare come nei film, che nei titoli di coda c'è scritto ogni riferimento A a persone, persone, fatti fonti esistenti esistenti e è puramente puramente casuale. casuale. Partiamo sotto questa dicitura. Bisognerebbe finirla in qualche modo, non dico perché insomma noi siamo reduci da settimane di polemiche, come per esempio quando il Movimento 5 Stelle aveva detto, si era riferito a Mattarella dicendo no, non firmi l'autonomia differenziata. Allora, bisognerebbe diciamo ritrovare un po' più di equilibrio. Ha firmato il Presidente, se c'era motivi per non firmare E Mattarella poi ha lo anche avrebbe motivato firmato, chiaramente. ma voglio dire, insomma, non è che Mattarella è uno che si fa condizionare dal clima del tempo. Per età, per esperienza, per rielezione non richiesta da lui, si trova in una condizione ideale di assumere qualsiasi decisione, non che prima non lo fosse, ma più il tempo passa, più ognuno, come dire, è più libero di prescindere da suggerimenti, consigli e quant'altro. Guardi, io un caso di dittatura della minoranza, però glielo devo segnalare, così concludiamo la riflessione. Il più grave caso di dittatura della minoranza è quello che fa sì che Spalletti rimanga alla guida della nazionale di calcio. Non lo vuole nessuno, è presuntuoso, ci spiega tutto con quel tono di saccenza. Ecco, lì è un caso di dittatura della minoranza. La maggioranza degli italiani non lo vuole, Spalletti vattene. Eppure, vedi, siamo sconfitti. Certo, gliela posso dire una cosa, Sì, mi dica. comunque è meglio la dittatura delle minoranze che la dittatura del proletariato.
è meglio che non ci sia nessuna dittatura. Io sono contro tutte le dittature, e anche quella di Spalletti sarebbe più bassa. Okay. Grazie, senatore Maurizio Gasparri.